Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati in un nuovo episodio della Old Stream Farm. Siamo ad aprile, ci siamo lasciati ad aprile veramente. Abbiamo seminato il mais, abbiamo sfalciato un po' di erbetta, l'abbiamo imballata e fasciata e adesso la lasceremo fermentare. Andiamo a raccogliere balle col carrellone Autoload. Poi abbiamo seminato appunto il mais. Insomma, abbiamo fatto un po' di lavorazioni. Adesso io non mi trovo il carrello per le balle. Dove cacchio l'ho messo il carrello per le balle? Di solito stava da ste parti il carrello per le balle. Forse sta di qua, dove stanno tutti i carri a fianco alla stalla delle mucche. Comunque, volevo fare una piccola rettifica. Me ne ero accorto quando ormai avevo editato il video, ma ovviamente ve ne siete accorti anche voi. Quando parlavo della mod dei prezzi, che dicevo non funzionava perché mi ha dato il prezzo sbagliato delle uova, in realtà c'era scritto uva. Quindi raga, purtroppo la miopia non aiuta in questi casi. E poi devo dire che hanno sbagliato veramente il colore dell'avviso. A parte che l'avviso dura troppo poco, è un attimo, cioè se un attimino quando ti arriva l'avviso stai a guardare un'altra cosa, non c'è nemmeno un sound, un avviso sonoro. Quindi a parte quello, ma poi viola, raga, viola se legge proprio malissimo. E quindi era l'uva da vendere. Perciò abbiamo l'uvetta da andare a vendere in questa puntata. E a proposito di uva, come vedete anche il nostro vigneto ha ripreso a crescere dopo la potatura invernale ed ha bisogno di una bella botta di fresa. Per fare ciò acquisteremo la fresa Sigma di Peppe, del nostro buon Peppe, ed è appunto quello che faremo in questo video. Però prima raccolta di tutte le balle di erba fasciata che poi diventeranno insilato, fertilizzazione del campo di erba in modo che poi ricresca rigogliosa e forte, a posto, e poi vendita uva. Dobbiamo fare queste cose qua nel video di oggi. A posto. Allora, queste le mettiamo qua sotto a stoccare, le venderemo poi tutte insieme durante l'anno, conviene far così amici. Ok. Oh, non capisco perché lo deve fare due volte, se no non me le stacca. A posto. Adesso usiamo sto carro. Prendiamo il Fiat con lo span di concime attaccato dietro. A posto. Questo un attimino lo spegniamo. E andiamo a fertilizzare il campo d'erba. Qualcuno mi sta chiedendo quando esce l'update del Fiat, quando esce il TM, quando esce il T4. Raga, non si sa, amici, non si sa. Ma lo vedete che non escono le mod, escono veramente col contagocce. Ce l'avete presente il contagocce, no? Quando dovete prendere qualche goccia di qualcosa, no? Ecco, escono così ste mod, col contagocce. Non so veramente, amici, che cosa dirvi. Prima c'avevamo la scusa della patch, no? La Giants è impegnata con la patch. Poi successivamente qualcuno ha detto no, mancavano dei software per fare... Confermo che il mod hub si è sbloccato, ne vedremo delle belle. Io tutte ste belle non le sto a vedere. Quindi, ragazzi, non lo so, perché non è che io sto al telefono con la Giants la sera. Cioè, non so proprio che dirvi. Non so proprio che dirvi, perché sono amareggiato quanto voi. Aspettiamo, raga, se sbloccherà qualcosa. Perché il problema è che qui vediamo tantissime mod in testing, ma non vediamo a livello di uscita il numero materiale di queste mod. Cioè non corrisponde il numero delle mod in testing con le mod che escono. Cioè, voi mi volete dire che su 100 mod in testing, per dirvi, tutti i giorni ne passano solo 10, quelle 10 che vediamo il giorno, 10-15? Boh, mi sembra una proporzione sballata. Cioè, boh, non lo so, raga, non riesco a fare teorie. Anzi, scrivetelo voi nei commenti se avete qualche teoria, perché non riesco a capire. Non c'entra niente nemmeno la cosa del sottorganico. Non c'è scritto da nessuna parte che la Giants sia sottorganico. Cioè, mi sembra una teoria basata sul nulla il fatto che siano sottorganico. Anche perché, ripeto,
volendo possono farsi aiutare da collaboratori esterni, chiamano qualche modder di fiducia e gli dicono me testi ste mod, cioè il modder le testa le mod, non è che ci vuole un astro nucleare, ingegnere fisico quantistico per testare le mod, quindi non va bene nemmeno la teoria che del sottorganico, non lo so raga, c'è qualcosa di strano nell'aria, c'è qualcosa di strano stasera che non si può, cattava Vasco, vabbè, comunque fertilizzato, guardate, ho messo le gomme XL, quanto so belle le gomme XL sul 180, bellissime veramente, a posto ragazzuoli, dovrei anche fertilizzare il mais, ma uno stato di fertilizzazione gliel'ho dato durante la semina, perciò devo per forza aspettare che cresca, quindi devo aspettare assolutamente il giorno dopo. Allora, a sto punto faccio un piccolo taglio, carichiamo l'uva e l'andiamo a vendere, dai. Allora, qui mi dice che il prezzo migliore è Ortenburg a 2368, il prezzo, il picco è 2190, quindi 2368 l'ha superato, anche se ristorante... 2099 è buono lo stesso, anche se è a ribasso. A sto punto la domanda è, ma Ortenburg non è la vendita col treno? Come faccio a vendere l'uva col treno? Mi tocca mettermi a caricare i bancali sul treno? No, ma direi proprio della sciaperde. Quindi andiamo al ristorante a venderla, anche se la vendiamo un pochino a meno, però ragazzi facciamo decisamente prima ad andare al ristorante. Vediamo dove cacchio è sto ristorante, sto sulla mappa, è anche abbastanza vicino, dai. Passiamo tra il campo 7 e il campo 11 ed è abbastanza vicino, dai, andiamo a vendere stuva. No, volevo fare il taglio perché volevo scaricare Ortenburg, ma poi ho pensato caricare i pallet sul treno, a parte che non l'ho mai fatto, non so nemmeno se sia possibile, magari sì, ma chi ci si mette a caricare i pallet sul treno, affitta il treno, 1000 euro lì quanto costa? Ma no, famo decisamente prima ad andare al ristorante a vendere la nostra buona uvettina. Eccolo qua, guardate, sta proprio dietro. Ragazzi, ma qua ci si può andare col trattore? Cioè, mi sembra tanto stretta sta strada. Però sì, c'entriamo, dai. Ma dove sta andando? Ma dove sta andando? Porca miseria. Ragazzi, non credo che sia questa la strada giusta, però ormai ci sono. Sono sbucato su strada. Non era questa, credo, la strada giusta, raga. Però ormai ci sono sbucato su strada. E buonanotte al secchio. Ma che mi ha tolto il raggio fotonico? Ragazzi, mi ha tolto il raggio fotonico. Ah no, l'ho superato. Non è che mi ha tolto... Ah, è qua! Porca miseria. Da me si dice se era un cane te mozzicava. Allora, ok. Come uva non accettato qui, non mi fa un cavolà, eh. Forse è quello più dietro. Eccolo qua, sta vendendo ragazzi, sta vendendo. Allora, 7000 euro da tutto il raccolto dell'uva. 7000 euro ragazzi dal raccolto dell'uva annuale. Vabbè raga, non è un granché, ma giusto, cioè è un'uva fatta giusto così per... tanto per raccogliere un po' manualmente. Anzi, io direi di aggiungerci anche qualche altro filare. Filaro. Si dice filare o filaro? Ok. Ci si può aggiungere un altro filare, eh? Non è che non ci si può aggiungere. Eccomi qua, raga. Tutto sommato ho fatto abbastanza veloce. Questo lo lasciamo per l'uva. Ma avete detto l'altra volta? Robby non carica con la benna sul trattore, dice dalle mie parti si carica direttamente sui trattori, sul rimorchio e si entra nei filari col rimorchio, è più realistico, da me si fa così, ma avete detto va bene, prossima volta c'entriamo direttamente col rimorchiotto. Ok, a posto. Beh, non è che abbiamo fatto tantissimo, però raga, adesso cerchiamo di fare un pochino più uva. Aggiungiamo qualche filare. Allora, costruzione. Tanto è stagione, credo, no? È stagione, credo. Frutteti, uva. È stagione per seminare l'uva, credo, no? Ok, qua. Ecco fatto.
Facciamo così, amici. Facciamo così, amici. Mamma mia, che spettacolo. Il vignetino aggiuntivo. Quanto sta spenne? Quanto sta spenne, amici? Quanto sta spenne, amici? Oh, K. Perfetto, dai. Un altro ce va? Un altro ce va? Ok. Tanto qua per il momento raccogliamo a mano. Però, ragazzi, ho paura che qua col trattore pure abbiamo difficoltà a fare manovra. Datemi un attimo, ecco, forse è il caso di togliere. Ecco, forse è il caso di togliere l'ultimo, almeno qua, ecco. Togliamo un po' perché ho paura che potremmo avere problemi. Ecco, qua addirittura qui è meglio. No, perché potremmo avere problemi con le manovre, capito? Non per altro. Allora, andiamo a mettere un po' d'erbetta qua. Ok, mettiamo un po' di erbettina qua, a posto, a posto. Ok, ragazzi, nuovo vignetino messo, nuovo vignetino messo. Adesso prendiamo il nostro bellissimo TK, vendiamo la trincia, quella che abbiamo. Aspettate che c'ho il raggio fotonico lì che me va sul ristorante e non è il caso, insomma. Datemi un attimo, ristorante. Allora. No, tanto qua ripara al 70%, no, non riparare nulla. Non mi ricordo più che dovevo fare. Ah, dovevo vendere la fresa quella che ho, oggetti posseduti. Innanzitutto arieggiatore lo vendiamo, perché abbiamo la fresa che fa sia da arieggiatore che da fresa, e poi vendiamo appunto la fresa, la trincia cioè. Vabbè, trincia, e compriamo la fresa Sigma. Allora, che troviamo però in erpici potenti. Allora prendiamo questa qui da 2,3 metri. Oh, che bella, l'attacchiamo. Perché c'ho che c'ho la super forza attivata per qualche motivo? Sì, c'avevo la super forza per qualche motivo. Per qualche strano motivo, direi. Io direi di metterci davanti pure il pesetto, ragazzi, che se no ho paura che mi si impenna. Paura che mi si impenna perché no, non mi si impenna, però è un pochino più stabile col peso. Andiamoci a mettere il peso, va. Un pochino più stabile, lo preferisco. Col pesetto davanti. Ah, a posto. Lo ripariamo innanzitutto. Zavorra, a posto. Zavorra. No, non ha bisogno di essere riparato. Ecco, l'avevo riparato evidentemente quando avevo fatto la lavorazione. A posto, ed iniziamo la fresatura, trinciatura, arieggiatura, tutto quello che finisce con ura del nostro vigneto. Perché questa fresa, ve lo ricordo, fa due lavorazioni in gioco: toglie le erbacce e vi fa anche da ripuntatore, da subsoiler, da arieggiatore, chiamatelo come vi pare. Quindi vi toglie anche lo stato di aratura richiesta. Tanta roba, ragazzi. Non vedo l'ora che esca qualche trattorino per la vigna. Meno male, guarda. C'è chi l'ha criticato il DLC Carraro. Ma meno male che c'è il DLC Carraro. Perché se aspettiamo le mod, qua passiamo tutta la vita con questo e con Landini. E basta nei vigneti. Invece, meno male che arriva qualche trattorino nuovo. Almeno abbiamo da sbizzarrirci un po'. E speriamo che i modder faranno presto anche qualche attrezzo nuovo. Che ci serve come il pane. Ok, adesso vi faccio vedere. Arrivo qua, Vi faccio vedere che toglie proprio tutto lo stato di aratura. Vedete che è verde il terreno? Noi ci passiamo con la fresa Sigma e diventa marrone, vedete? Diventa marrone perché va a togliere proprio lo stato di aratura richiesta. Adesso vi faccio vedere anche l'animazione. Guardate che bella. Però purtroppo se inquadro sotto non vado dritto e mi incarta pecorino, ragazzi. Perciò non è che posso inquadrarvi più di tanto, purtroppo, perché mi incarta pecorino. E poi c'è sto coso che sterza malissimo dentro le file, sto trattore. Niente, ragazzi, non riesco a andare dritto. Con le ruote vado dritto,
questo coso è difficilissimo andare dritto, perché quando appena tocchi la levetta del joypad lui sterza dei 360 gradi praticamente. Guardate che roba, guardate che roba. Non gli se la fanno a dritti, oh. Ragazzi, non gli se la fanno a... Guarda, non gli se la fanno a sta dritti, perché lui non è che sterza. Vedete, sterza tantissimo. Basta che tocchi di poco il joypad e lui sterza niente, raga. Non ve posso fare. Non posso cambiare inquadratura, perché sennò è un macello se cambi inquadratura. Oh, a posto, tagliamo un po' d'erbetta pure qua. Bellissimo però, raga, sta fresa è uno spettacolo, perché ci permette di fare una doppia lavorazione, una botta sola. Sì, ma cambio trattore, penso, raga, eh. Appena c'ho due soldi cambio trattore, perché nei filari è difficilissimo guidare sto cingolato, perché vedete, cioè vi va tutto addosso, o va tutto a destra o tutto a sinistra. Ci vorrebbe la cloche come l'aereo per guidare sto coso. Vedete, cioè gli vai proprio addosso. O salti il verde, vedete, o ti allontani e salti la fila e quindi rimane il verde. Ma se ti avvicini troppo sei in pantana, quindi gli devi stare abbastanza lontano alla fila per non incartapecorirti. Tutto ciò, se permettete, è disdicevole. Me lo permettete? È disdicevolissimo. Vedete? Vai. Mamma mia, così ci metto 6 mesi. Ci metto 6 mesi, raga. Dai, piano piano ce la posso fa. Piano piano ce la posso fa. Dai. Ok. Toglietevi i corvi, sto lavorando la mia vigna. Questi, ripeto, sono filari nuovi. Vedete, 3 sono già cresciuti. Non so per quale motivo. 3 sono cresciuti e gli altri no. Dio, speriamo che non mi si sta buggando tutto il mondo. Me lo auguro, raga, che non mi si stia buggando tutto il mondo. Ho un po' paura, effettivamente. Dentro. Piano. Entra Robby. Un po' di retromarcia. Mamma mia. È il trattore, ripeto, non è la trincia. È il trattore che sterza malissimo, vedete, fa tutta una botta di qua, tutta una botta di là. Non so, aspettate che qua non so perché non mi ha disegnato bene il terreno. Attivo la creazione campi, perché potete attivare anche la creazione campi. Porca miseriaccia, ragazzi, come mi trovo male con sto trattore. Ma che mi ha detto la capoccia? Forse per fare sti lavori è meglio un gommato, raga. Per fare sti lavori qua. Per fertilizzare va benissimo, pure cingolato, ma per fare sti lavori qua. Ok. Vai. Babba via. Vai. Senza paura, vai, distruggi il male, vai. Vai. Distruggi le erbacce, vai. Comunque, raga, io vi voglio ricordare che in descrizione c'è l'altra piattaforma dove sono in live tutte le mattine alle 11, tutte le sere alle 20:30, il mercoledì e il giovedì anche il pomeriggio. Quindi nella giornata di oggi, ovvero mercoledì, nel giorno in cui sta uscendo questo video, sarò in live anche alle 16 di pomeriggio. Mi raccomando, vi aspetto. E vi ricordo che se volete darmi un piccolo aiutino potete farlo gratuitamente se avete Amazon Prime. Se avete Amazon Prime, ma anche quello di un parente, di un'altra persona, lo potete collegare al vostro account dell'altra piattaforma e abbonarvi gratis, gratuitamente al mio canale e sostenermi ed aiutarmi nel mio lavoro. Inoltre, oltre che ad avere dei fantastici vantaggi come quelli di poter giocare insieme il martedì sera nel server abbonati, appunto. Poi vi ricordo, ci sono tanti altri link in descrizione per comprare il DLC Carraro o per comprare qualsiasi cosa riguarda farming, il season pass, il gioco dalla mia affiliazione Giants ed aiutarmi verso la scalata, verso l'oro. Adesso sono argento, amici, sempre grazie a voi, e potrei però diventare oro. Quindi grazie a tutti quelli che hanno comprato e che compreranno dai miei link. E poi vi ricordo, per comprare i giochini scottati System Gaming, per affittare un server nitrato, insomma
tutti i link del mondo li trovate qua sotto e ogni link sostiene il canale in un modo diverso, perciò grazie a chi utilizzerà codesti link. Io vi invito anche a mettere un bel like, ad iscrivervi eccetera eccetera, a condividere per rimanere sempre aggiornati sul mondo di Farming Simulator e non solo. E amici, noi ci vediamo al prossimo video e io cerco d'andare dritto. Ciao!